regole. Allora, ciao a tutti, videoblog, giorno 30. Siamo appunto arrivati a Karima. Abbiamo fatto oggi tantissimo deserto, delle strade improponibili. Ci hanno sbarrato la strada, ci è toccato entrare appunto proprio dentro il Nilo. Si è preso una piccola boia imbarcazione che ci ha portato sulla riva, sulla sponda opposta. E poi da lì veramente la desolazione. Un caldo così, penso, in vita nostra non no, mai. Veramente capo, che altro che siamo partiti a mezzogiorno e abbiamo fatto fino alle 4:30 sotto il sole. Scusate gli stronzi. Ci sono gli scozzesi che stanno si stanno preparando a mangiare dopo aver campeggiato. C'è il tramonto, siamo nel deserto. Guardate, c'è il deserto. Questa è la loro moto, che è la nostra di là. Oggi abbiamo di là perché non 4-5 cadute, non impossibile con i bagagli sulla sabbia, una cosa 4-5 cadute. Anche perché guardate la sabbia com'è. Quella gomma dietro cinese, giapponese, andiamo per la meraviglia, no? Inquadrato. No, però aspetta, no, volevo inquadrare di là. Aspettate, se riesco a farvi vedere che ci sono le piramidi in miniatura. Oh! Forse le vedete, giusto? Sì, le vedete. Sono piramidi in miniatura, sono tipo 10 metri giusto, di altezza. Però è una figata. Là c'è il tramonto, non c'è niente, finalmente. Sono un po' di moscerini che rompono le palle. E stasera free camping, guardate che tramonto. Cioè, solo questo veramente è tutta la gioia della difficoltà di oggi, delle cadute, dei giramenti di capo per il caldo. Sì, veramente. Ora siamo soddisfatti. Ora campeggeremo appunto free camping. Adesso campeggiamo. Meno male che abbiamo trovato dei ragazzi che cucinano per noi, almeno non spendiamo più soldi. Noi scarozziamo l'amico. Sì, infatti, giustamente. Io gli guido la moto. Mi sembra il minimo. Ah! E niente, domani ci aspettano altri 400 km nel deserto. Domani, mi sa. Sì. No, sono 300 km, solo che è solo deserto. Siamo noi, la strada è deserta. Oggi a fermarsi si faceva ancora peggio, cioè proprio c'era un vento caldo che ti... una cosa impressionante proprio. Sì, esagerato, non ci siamo rimasti male. Insomma, comunque domani si dovrebbe arrivare in una delle città un pochino più, no? Sì, dovremmo campeggiare in un camping però al verde finalmente, sul lungo Nilo, almeno siamo un po' più tranquilli, e poi da dopodomani dovremmo dividerci. Loro vanno a Porto Sudan a visitare, a cazzeggiare. E noi invece andiamo a Khartoum e poi dritti su e giù in Etiopia. Niente, la motina dai, sta comportando bene, no, sta bene, dai. Poverino, l'abbiamo veramente maltrattata. Cioè l'ha maltrattata perché io guido l'altro. Ecco, la mia moto, quella lì in mezzo. Il cesso lì in mezzo. No, non è un cesso, è carina, un 350, però è dai, divertente. Guarda che moto ci hanno per andare fino a Cape Town. Questi sono proprio pazzi, no, guardate. No, inquadriamo un attimo la situazione. Facciamoli parlare, va almeno. Vediamo che cosa dicono. Hey guys, video ciao. From Italia. Oh, Chris. No. Chris, vai. Questo è Chris. Questo stronzo qua. Ci ha fatto vedere un video che... Quell'altro si è Archie. Si butta in lavatrice. Aspetta, lui è l'altro Archie. Lui è the best. Number one. Per conto la raccattata disumana, hanno preso e andati, presente le lavatrici quelle immense, quelle grosse. Si è messo dentro, si è chiuso e ha fatto una centrifuga. Avevo visto i video ieri, tipo, piegati in terra delle risate un'ora. No, un pazzo. Però sono divertenti, sono. Tanto non capiscono se parliamo in italiano. Vabbè dai, vi salutiamo allora. Ciao. Ciao.